Non sono mai stata a Londra. Buongiorno! Una delle cose più buone che abbia mai mangiato in assoluto. Welcome to London! E buongiorno, sono le 5 del mattino, sono un po' distrutta, sinceramente, un sonno assurdo, ma mi devo alzare perché c'è un volo per Londra che mi sta aspettando. Volta non so proprio cosa mi sia successo, raga, c'ho un sonno devastante nonostante siano quasi le 7, anche se è ancora completamente buio. Se sono a Malpensa si parte, sono carica come non so cosa e spero non mi facciano togliere le scarpe ai controlli perché ci metto 8 ore a rimettermi Dr. Martens. Ed eccomi qua, mi è venuta una fame devastante e ammetto di essermi finalmente ripresa dopo un'ora e mezza che sono sveglia. Comunque il mio cappuccino di soia e la mia barrettina di My Protein. Raga, ho speso già 6 euro per una colazione e questa qua me la sono portata da casa, quindi iniziamo già col botto. Oltretutto io non sono mai stata a Londra, sto andando a casa della Marti. Chi mi segue da un po' sicuramente se la ricorda perché avevamo già fatto un video insieme esattamente un anno fa. Faccio una delle cose più buone del mondo, la barretta che si scioglie con il latte caldo. No. Ed eccomi qui, sono arrivata a Londra, fa freddissimo, infatti dovrei anche chiudermi il giubbotto. Però è una giornata stupenda, c'è pure il sole. Ora faccio i controlli e poi vado a raggiungere la Marti. Devo prendere un bus, una metro, io spero vivamente di non perdere, che ho un'ora di viaggio per arrivare a Londra in città. Ok, sono qua da praticamente mezz'ora e ho già fatto un sacco di amicizie. Adesso sto andando a prendere la metro con un ragazzo che ho conosciuto sul pullman, che non sapeva dove andare e si è affidato a me, molto coraggioso. Oh, ce l'ho fatta finalmente! Eccomi! Adesso aspetto la Marti. Io spero di andare a mangiare, sto morendo. Ed eccoci qua per tutte le cose importanti. Essenziale. Esatto, 4 kg di yogurt. Buon appetito! Esperienza buona. Sì, no, sei proprio una chef comunque. Alla fine non ci vediamo da un anno, quindi di tempo ne è passato. E niente, sono qua semplicemente perché volevamo vederci e lei mi ha invitata. Molto semplice il motivo. E quindi oggi cos'è che andiamo a fare? Qual è allora, il oggi il plan? Sabato a Londra è Portobello Market, quindi okay. La cosa difficile sarà raggiungerlo perché dista circa un'ora, ma vogliamo forse andare a piedi, quindi... E se no l'alternativa erano le biciclette, mi dicevi? Sì, le biciclette. Ok. Vediamo. Alla fine abbiamo optato per le biciclette. C'è un bel venticello. Soprattutto la guida è al contrario, quindi vedremo la Lisa alle prese, alle prese, con la guida al contrario. Ormai sei English, ormai sei... Era quello che ci serviva? Ok, questo qua era il nostro codice da inserire nella bicicletta, quindi stavo regalando una bicicletta praticamente. Per ora siamo ancora vive, stiamo andando anche abbastanza bene. Experience con la bicicletta approvata, abbiamo speso 2 euro a testa. 2 pound, per, quindi 2,50 euro. Quindi prendetene anche voi se passate da Londra, che camminare un'ora e mezza, bello, ma la prossima volta che dico di sì, fermati, cioè fermami subito. Adesso siamo a Kensington Gardens, che è la parte alta di Hyde Park e ci serve per arrivare a Notting Hill. Portobello Road è una strada particolare che si trova nel quartiere di Notting Hill, in cui ci sono tantissime casettine color pastello stupende e dove si tiene questo mercatino vintage con un sacco di cosine particolari. E oltretutto c'è anche una zona dedicata proprio allo street food, dove si trova qualsiasi cosa da mangiare e di qualsiasi cucina del mondo, dal cannolo al riso al curry e cose varie, davvero suggestivo. Ed eccoci qua come due vere inglesi a berci il tè prima di
uscire. Ora però ci andiamo un attimo a sistemare, rendere un pochettino più presentabili, che abbiamo i capelli da vento. Infatti, proprio da un lato è bello che siamo trasparenti perché ci mostriamo come siamo, dall'altro mi dispiace un po' per voi onestamente, che ci vedete possiamo essere condizioni. Meglio il planning di stasera è andare a cena da una tua amica, sì, Benedetta, ok, e noi porteremo spumante e gelato e poi la sera andremo a bere una roba su una terrazza molto bella, Madison, poi ve la facciamo vedere se si vede col buio. Ok, io sono carica per questa serata. Intanto gira il tè. Io sono carica perché oggi ho più caffeina e teina in corpo che non so. Ti serve, dopo la sveglia delle 5 ti serve. Sì, infatti non la sto sentendo. Io un po' sì, anche se non mi sono svegliata alle 5. E riduci da un'altra serata di ieri sera, sei scusata. 10 minutes later. Un pochettino più presentabili, preparate in 10 minuti praticamente. Tu stai prendendo le cose importanti. Quanta roba c'hai sotto? Cioè, io ho intenzione di uscire così, vabbè. Non so cosa sto andando incontro. Comunque, gelatini, prendiamo i magnum alla fine. E un prosecchino spagnolo. Ma questo è vuoto. ok. E prosecchino. Le amiche della Marti hanno preparato una cenetta buonissima e poi abbiamo guardato anche Sanremo perché era la serata della finale. Dopodiché siamo andati in questa terrazza pazzesca, l'unica cosa è che tirava un vento fortissimo e si congelava. Per fortuna che ci hanno dato le coperte. Nonostante il freddo, la musica era pazzesca e siamo divertiti un sacco. Dopodiché però abbiamo trovato un disco pub e siamo rimasti lì a bere qualcosina e a ballare. È stato bellissimo. Ed eccoci qua che stiamo tornando dalla nostra serata, la Marti è qua davanti. Siamo in bus perché è il modo più economico per tornare, anche se ci metteremo una bella oretta prima di arrivare a casa. Però i taxi avevano davvero dei prezzi allucinanti stasera. Poi chiude tutto presto in realtà, non come da noi che si tirano le 4, le 5 del mattino, da una parte meglio. E niente, quindi noi a questo punto ci vediamo domani mattina. Questo è da riprendere. Dimmi che hai preso la pioggia e un sacco di freddo senza dirmi che welcome c'è. Welcome London! Buongiorno, ci siamo appena svegliate, in realtà sono le 10, ma ieri mi ero svegliata alle 5 e ecco, ero abbastanza distrutta. Adesso il piano di stamattina è, ci registriamo qualche contenuto, voi probabilmente non lo sapete, ma io e la Marti ci siamo conosciute appunto per creare dei contenuti e quindi poi è nata anche un'amicizia. Poi abbiamo prenotato un brunch e io ho una fissa per i brunch, quindi sono davvero felicissima. A questo punto, teino, iniziamo questa giornata. Raga, abbiamo fatto un reel, ci abbiamo messo mezz'ora, sudate fradice, altro che workout. Ve lo lasciamo qua, abbiamo fatto, quante volte abbiamo fatto? Tipo, 20. Giuro di più. Scopriamo subito che temperatura c'è oggi. No, vabbè, dopo il freddo che abbiamo sofferto ieri sera, credo che qualsiasi temperatura vada bene. Marti mi ha portato in un negozio pazzesco che questa vendono. È una specie di paese dei balocchi delle ragazze. Ho preso un piccolo gloss per Lara. No, questo è il nuovo lip balm che hanno fatto per ammorbidire le labbra, colorato al profumo di ciliegio. È devastante. Mentre sfidiamo ancora il vento e il freddo, dov'è che siamo? Tutti questi sono nomi strani, raga. Me li dice, dopo 3 secondi mi sono dimenticata e te lo devo richiedere. Non si applica. È vero. Comunque, next stop Primrose Hill, che è una collina a nord di Londra, da cui si vede la vista dello skyline. Dopodiché siamo andate a Camden Market, tutto questo a piedi. Io davvero iniziamo anche a sentire un pochettino la stanchezza. Ed è un piccolo borgo in cui potete trovare davvero di tutto, da negozi vintage, di prodotti etnici, un sacco di cosine stranissime, davvero particolare e da vedere assolutamente. Ad esempio qua c'erano dei gelati stranissimi con lo zucchero filato, davvero una cosa mai vista, e poi tantissimi chioschetti di street food. Poi ci siamo spostati a Chalk Farm, in cui c'è questa via con tutte queste casette con le facciate tappezzate di qualunque cosa. Stiamo tornando a casa, ci siamo fermate per fare un pochettino di spesa, che stasera siamo ancora a cena di amici suoi. Questa è quella a non salutare per gli amici, ma noi l'abbiamo fatto salutare, ci tengo a precisare. Vero.
E rieccomi qua dove stamattina è incominciata la nostra giornata. Siamo tornate da poco a casa, sono le 7 in realtà, è qualcosa. Ci siamo un attimo sistemate e tra poco riusciremo a cena. Come vi ho detto, oggi è pizza night. Pronte di nuovo per uscire. Senza tacchi, basta. Cioè è bastata la giornata di ieri, devo dire. Vamos, stasera pizza. Per me la Marti è un po' un rito tornare a casa la sera e bersi i nostri ettolitri di camomilla. Anche se sono le 4, anche se sono le 5. Oggi comunque abbiamo fatto presto, sono mezzanotte e mezza. Abbiamo solo mangiato la pizza lì a casa, poi siamo rimaste un pochettino. A questo punto ci vediamo domani mattina e questa giornata finisce così. E buongiorno, diamo inizio a una nuova giornata. In realtà ora è mezzogiorno, siamo svegli in realtà da un po'. La Marti stamattina mi ha fatto svegliare presto alle 8:30, che per me è un bel record, perché doveva fare delle robe dell'università. Io mi sono messa un pochettino a editare, infatti eccolo qua il mio computerino, che sapete che è il prolungamento del mio braccio. Quindi stamattina ce la siamo presa con comodo e sono anche abbastanza felice di questa cosa, perché è da 2 giorni che stiamo camminando per la città ininterrottamente. Io ho le gambe distrutte, cioè neanche dopo un allenamento mi sento così. E ora andiamo giù nella palestra a registrare, perché ieri ero occupata. Vieni qua, vieni a salutare, yeah. A salutare. Del buongiorno, buongiorno. Secondo me ci siamo. Pancake in preparazione, devo dire che sei stata molto brava. E non so cucinare, quindi. Allora, non è come sembra. Allora, 2 sono venuti perfetti. Poi qua è successo un casino. La cosa bella di registrare le ricette e anche poi mangiarle, queste qua, è il pancake con il pistacchio, ci ho messo dentro il dito. E questo qua invece è un pancake salato, un po' bruciato ma mangiabile. Mercato che vende di tutto, Marti. Sì, allora vende alimenti freschi, quindi è dove diciamo si viene a fare la spesa prendendo frutta, verdura fresca, e poi dall'altro lato invece c'è un po' uno street food market, quindi dove si pranza proprio. Questo è come uno street food, però come diceva Marti, più organizzato. Cistea, say hi to YouTube. Hi. Per la prima volta sto provando la kombucha, che qua tutti mi dicono che assolutamente è una cosa da provare, buonissima, che fa benissimo. Allora, più che buonissima, fa molto bene. Fa molto bene. Allora, è un tè fermentato con dei probiotici che per lo stomaco fa benissimo. Ok, allora assaggiamola. È gasata. No, non è così male. Me l'hai venduta malissimo, Marti. I think it's really good. It's a little bit strange, but yeah, it's not strange. It's okay. Oh, Marti, una cosa super turistica me l'hai fatta vedere, dai. Non potevo andarmene via da Londra senza vederlo. Io guida turista. Sì, esatto. Contattatemi per tour di Londra, lasciamo qua il mio profilo. Questo qua dicevi che è un mercatino un po' chic. Covent Garden, sì, è il mercato un po' fancy di Londra, con un sacco di boutique dentro, sia negozi di moda, di skincare, e poi un sacco di posticini dove mangiare. E noi abbiamo già acquistato da The Ordinary, ci siamo riempite di sieri alla caffeina, perché qua c'è bisogno. Per le occhiaie. Ed eccoci qua, non ho fatto in tempo a fare le riprese a casa perché siamo praticamente arrivate, ci siamo messe a fare 2 cose, volevamo fare anche stretching perché io mi sento un pezzo di legno, io non sono abituata a camminare così tanto e quindi ammetto che la sto accusando, però oggi sono più piena di energia rispetto a ieri, sarà che comunque abbiamo fatto una giornata un pochettino più tranquilla, anche se abbiamo camminato lo stesso un sacco. Adesso stiamo andando a cena da dei suoi amici, stasera è delivery night, nel senso che ordineremo qualcosa da mangiare, dobbiamo ancora decidere cosa, e quindi seratina tranquilla, insomma, è la mia ultima sera. Mangiando? No. Buongiorno, oggi è il mio ultimo giorno qua a Londra.
mattina abbiamo lavorato, la Marti sta ancora sistemando alcune cose lì in fondo e tra poco usciremo perché andiamo a farci il brunch. Sapete che io faccio schifo in cucina, ma proverò a replicare qualche brunch che ho fatto qua. Se avete consigli su come fare dei pancake perfetti, scrivetemi qua sotto in descrizione la ricetta, per favore, perché a me ogni volta vengono delle sottilette. Devo capire che cosa sto sbagliando. Ecco il nostro posticino del brunch. È bellissimo, bellissimo. È tipo un po' una giungla con tutte le lucine. E secondo me è anche buonissimo. Ho visto delle fotine. Questo è un French toast al lotus. Mamma mia, con la stante. Quanta roba abbiamo preso! Ragazzi, com'è? È buonissimo. Sì. Mm. Pongo anche. Assaggiamo questo pezzo forte, mi è caduto anche un pezzettino. Una delle cose più buone che abbia mai mangiato in assoluto. E anche il mio viaggetto a Londra si conclude qui. Sono carica come un asinello, abbiamo fatto sempre i nostri 20 minuti. Quanto abbiamo fatto? Anche 30. 30 minuti a piedi per arrivare in stazione, stanca morta. Grazie, grazie mille davvero. Grazie a te, è stato davvero tanto bello. Grazie. Ho cercato in lungo e in largo la kombucha qua in aeroporto, non potevo andarmene senza provarla. Adesso proverò a cercarla anche a Milano, ma vi giuro, mi è piaciuta un sacco. Cioè, all'inizio sapore strano, poi mi è piaciuta, quindi l'ho presa a sto gusto qua. Sono tornata nella mia cameretta, questa in realtà è la risa del giorno dopo perché sono arrivata a Milano che ero davvero stanchissima. Comunque, riassunto, Londra stupenda, mi è piaciuta tantissimo. Vi giuro, non me l'aspettavo e non so per quale motivo ho aspettato 23 anni prima di andarci. Quindi, consiglio spassionato, se ancora non siete andati dovete farci assolutamente un salto. A livello di restrizioni poi sono davvero tranquillissimi, le mascherine praticamente non servono quasi mai, si può andare sui mezzi, entrare nei negozi, nei ristoranti senza, anche se in realtà sulla metro non è che mi fidavo poi così tanto, anche se noi comunque in metro, perché era molto affollato, l'abbiamo sempre tenuta lo stesso. E per quanto riguarda tamponi, vaccini, non vi do troppe info anche perché dall'11 febbraio, e questo video sarà già fuori l'11 febbraio, ci saranno un sacco di cambiamenti e sembra che non serva neanche più il tampone negativo e cose varie, quindi aggiornatevi sui siti per questa cosa. Vi do anche qualche tip, nel senso che a Londra, come avete visto, ci siamo sempre spostate con i mezzi, anche di notte, e la situazione era tranquillissima. Io tipo qua a Milano una cosa che non farei mai, poi vabbè, eravamo sempre in due e non andavamo in brutti quartieri. Poi, altro consiglio spassionato, prenotate sempre, che sia un brunch, che sia una colazione, che sia una cena, un pranzo, qualcosa da bere, perché soprattutto nel weekend non c'è mai posto da nessuna parte. E se pensate di arrivare in ritardo nel posto, chiamate sempre, perché se fate ritardo di massimo 15 minuti vi tolgono la prenotazione, cosa che è successa alla Marti una volta, e quindi ho detto: Lisa, io da ora in poi chiamo sempre. Inoltre, sempre per quanto riguarda le prenotazioni, molto spesso bisogna inserire la carta e se non ci si presenta ti tolgono dei soldi. Fate attenzione e nel caso disdicete, si dice così raga, mi suona malissimo ma credo si dica così, prima. E anche questo video quindi finisce qui, sono felice di aver riportato con me per la prima volta a Londra. Davvero mi ha fatto venire una voglia di viaggiare assurda, anche perché sono stato soltanto 4 giorni ma è sembrato tantissimo. A questo punto, se ciò vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!